Sì, sta dicendo di togliere quel cartello, perché lo devo dare? Perché è provocatorio, lo devi togliere! Ma sta scritto con una multa. Andiamo avanti, forza! La finita di provocare! No, signore, fate la maglia a me! Vai via! Vai via! Noi non stiamo esponendo nessun cartello, signore. Stiamo manifestando democraticamente. Sei venuta qua per provocare la gente. Vale niente, vale, buonino, vale. E la invia questa nota, la invia la nota alla provincia di Lecce, all'attività produttiva, al servizio regionale, Confcommercio Bari, Confesercenti Bari, alla Lega Cooperativa e Mutuo e Puglia, eccetera, vari comuni limitrofi. Sai cosa dice? La nota dice. Dice le seguenti parole: la domanda è stata spedita a cura dell'interessato. È possibile verificare? Devo capire loro che non c'è la volontà di ascoltare. L'assessore ha dichiarato che era inammissibile la domanda. E se volete ascoltare l'altro, non dice che è inammissibile, è un falso quello che dice il signore. Perché mi ha detto non è possibile verificare l'ammissibilità. Non significa che è inammissibile. Non è possibile verificare. Ma aspetta, te la ricordo. Quanto poi al progetto di pubblica utilità, le commissioni consiliari, come è stato detto anche attraverso i consiglieri di minoranza, avevano sottolineato del tutto correttamente la necessità di una forte ricaduta di natura pubblicistica delle opere da realizzare. Usciti dalla sala, ho visto che c'è stata una fuoriuscita dal pubblico dalla sala, quando ormai diciamo era già chiaro l'intendimento da parte della maggioranza. Ecco, ma qual era la vostra intenzione? Oggi siete venuti così numerosi, per quale motivo? Noi siamo venuti numerosi per manifestare il grande interesse che c'è a Collemeto nei confronti di questo insediamento. Evidentemente c'è una volontà, insomma, di rallentare il tutto. Io spero che insomma si possa veramente poi ad aprile intervenire e cercare di dare questa grande opportunità alla frazione, ma a Galatina, perché una cosa importante che molti secondo me non stanno considerando è il fatto che Galatina, non solo Collemeto, vuole il megaparco, vuole la struttura commerciale, cioè è ovvio che i commercianti si sentano in qualche maniera, cioè abbiano il timore, la paura che possano di essere danneggiati, ma in realtà se ragioniamo non è così, perché l'indotto di Sicilia è importante ed è importante per Galatina. Ecco, perché ci sono tutte quante queste mancanze da parte della Pantacom? Cioè, mi sembra che, a parte l'essere favorevole o contrario, ecco, da un punto di vista tecnico. Sono un tecnico e nella norma che manchino, ovviamente, che vadano poi integrate delle documentazioni. È ovvio che nel momento in cui una società investe in un progetto,
capirai benissimo che ha delle spese notevoli. Ovviamente, siccome noi ci siamo confrontati con l'ingegnere della Pantacom, il quale ci ha spiegato questo, è chiaro che se uno non è sicuro di avere, lui ha fatto l'esempio della concessione edilizia, diciamo del permesso di costruire, se uno non è sicuro di averlo non investe ovviamente. Quindi lui dice: io anche volendo, società Pantacom, come faccio a dire quale tipo di attività andrà ad insediarsi lì, se gli investitori al momento sono bloccati dal fatto che io ancora non ho tutto? Per quanto riguarda la tempistica, sappiamo come vanno queste cose. È ovvio che quando si devono ottenere delle autorizzazioni c'è sempre il tempo che manca, cioè anche come comune, quando interveniamo con ufficio urbanistica, cioè c'è sempre a rincorrere le scadenze. Sarà capitato questo? Io mi auguro che sia capitato questo, perché se invece è solo strumentale a un'altra scelta, c'è cioè un'altra volontà che è di pochi, è veramente di pochi, è tristissimo per il resto della comunità. Ecco, però si parla già di 10 anni di questo insediamento, in 10 anni sono passate 4 amministrazioni. Adesso non è sicura nella nota tecnica che non vuol dire quasi, perché passiamo tutti quanto in quattro. Non dice, lei ha detto la parola inammissibile, è quella non c'è scritto. E poi va avanti, si corregga e poi va avanti, però la parola inammissibile non è stata scritta dalla regione. Pure sembra che la maggioranza, a parte la Rifondazione Comunista, sia comunque favorevole a questo insediamento. Ma l'opinione pubblica quantomeno, sembra un po' strano tutto quanto questo attese, ecco, non si riesce ancora a comprendere da quale parte stia la verità, a prescindere dai commercianti, degli ambientalisti, di tutto, ecco, ma è un progetto davvero così sibillino? Secondo me no, non dico altro. Grazie. Secondo me no. Ciao, arrivederci. Ciao. Si candida, è una notizia, uno scoop, la Rifondazione Comunista. A Collemeto. Collemeto come comune o Collemeto come frazione? Le intenzioni di Collemeto sono anche quelle di rendersi autonomo e diventare comune, non più frazione. Allora, caro Giorgio, lasciamo gli lo scherzo da due ore il Consiglio Comunale. E non è ancora finito. Ancora non è finito. Un Consiglio Comunale abbastanza teso. Ma era proprio necessario questo Consiglio Comunale, era proprio necessaria questa polemica, ed è proprio necessario non trovare un'intesa tutti quanti insieme? No, il Consiglio Comunale come organo tecnico non era proprio necessario, perché qui si discute su una richiesta fatta dalla banca alla Giunta, quindi è un parere della Giunta, che è un parere non vincolante, ma è una domanda che la banca come fa per avere una risposta per poter accedere ai requisiti regionali. Quindi stiamo parlando di cose che non hanno niente a che vedere con quello che è l'iter che in questi tempi sta, diciamo, decorrendo. Quest'ultima missiva giunta alla regione cosa significa? È l'interruzione dei termini, cioè la domanda andava presentata entro il 30 novembre, poi nel momento in cui la domanda non ha i requisiti tecnici, la regione interrompe i termini, perché si tratta di un termine ordinatorio e non perentorio, e non come dice l'assessore, perché l'assessore poi lo mandiamo all'università a studiare. Il termine perentorio è quello di scadenza, quello ordinatorio invece c'è una proroga di 45 giorni in cui la regione chiede alla Pantaco, al comune di Galatina, alla provincia, a tutti gli enti, di integrare la documentazione. Scaduti questi 45 giorni ci sono 30 giorni altri per controbattere l'integrazione di quella documentazione nei termini dei 45. Quindi la regione non ha dichiarato o ha rigettato inammissibile o ha rigettato il progetto, ha dichiarato non valutabile la verifica all'ammissibilità, perché carente di quelle condizioni che nei 45 giorni la ditta dovrà integrare. Ma la ditta non integra se non ha la domanda, se non ha l'assenso del comune. Io faccio un esempio molto semplice. In questi giorni Galliani è andato in Brasile a vendere Pato e Robinho. Allora, è andato a vendere i giocatori per dire alle
squadre brasiliane, volete acquistare questo giocatore? La risposta, se è sì, Robinho parte da Milanello e va in Brasile, se no Robinho rimane a Milanello. Partiamo da quest'ultima dichiarazione. Lei ha detto in consiglio comunale che da 10 anni che sta discutendo di Pacchi, sono passate diverse amministrazioni, esatto, di tutti i colori. Esatto. Siamo ad oggi, dopo tante amministrazioni, si sta creando quasi una disfida tra Guelfi e Ghibellini, a Galatina e con le Rete. Ma per quale motivo ci scelse un pochino? Tutti spadaccini senza spada. Spadaccini senza spada. Gli amici, gli abitanti di Collemento, su una promessa di Io dico questo. Allora, il comune di Galatina ha individuato un'area, quest'area di sede, un'area a finalità commerciale, e lo ha individuato 10 anni fa. Poi ci sono state varie amministrazioni, di destra e di sinistra, addirittura l'amministrazione Antonica, modificando certe caratteristiche di quell'area, l'ha vincolata a un... l'attuale vice sindaco era credente assessore, quindi queste cose, queste problematiche le conosce molto bene, l'ha vincolata a un parere del Consiglio Comunale, per cui oggi la Giunta Comunale deve soltanto dire sì, possiamo dare questo assenso perché la Pantacom faccia le domande alla Regione, poi quando la Regione autorizzerà la Pantacom dovrà ritornare in Consiglio Comunale e allora in quella fase noi discuteremo se è produttiva per i cittadini di Collemento, se è degradante per la città, se ci sarà l'impatto ambientale, se ci sarà un depauperamento dell'attività commerciale, ma queste sono cose che si discuteranno nel momento in cui ci sarà qualcuno che dice voglio fare questa cosa. Ma adesso non possiamo discutere su una cosa che ancora non sappiamo. La Pantacom, possiamo dirlo in termini molto semplici, se il Comune di Galatina gli dirà no, andrà da un'altra parte, perché la Pantacom è un'impresa costruttrice di prefabbricati. Quindi poi dopo bisogna vedere che cosa ci si mette dentro. Il contenitore lo discuteremo in Consiglio Comunale quando sarà autorizzata a costruire. Ma oggi potrebbe esserci il rischio di costruire il contenitore senza il contenuto. Ma se non gli danno l'autorizzazione non si costruisce, fermo restare, perché una volta che tu dai l'autorizzazione quello costruisce e la Pantacom, la Pantacom, e una volta che costruisce e il contenuto chi lo mette? Ma lo metterà il mercato, potrà essere l'IKEA, il Carrefour. Quindi il rischio c'è che ci sia il contenitore senza il contenuto? No, non c'è il rischio, perché la Pantacom non costruisce se non ha nessun imprenditore investe per lui. Questa è un'assurdità che non può realizzarsi, perché nel momento in cui la Pantacom va a costruire avrà i suoi canali per chi, per che cosa metterci dentro. La Pantacom è un imprenditore commerciale, non è un commerciante. Assessore Roberta Forte, è bene sottolineare, assessore della Federazione della Sinistra, tra i più attaccati per certi versi oggi in Consiglio Comunale, perché la maggioranza ha accusato la minoranza. Scusa, mangio un brugia. Vado. In quanto la minoranza ha accusato la maggioranza di essere praticamente ostaggio dei due consiglieri di Rifondazione e dello stesso partito, in quanto non è stata approvata la delibera che loro, la mozione che loro hanno presentato coattivamente per questo consiglio. Ecco il giudizio che dà l'assessore. Di piena assurdità rispetto a questo tipo di accusa, non capisco come si possa essere tenuti in ostaggio da un gruppo che rappresenta una minoranza dell'intero consiglio a questo punto, perché sembrerebbe un'apparente maggioranza trasversale favorevole al tipo di insediamento. Io devo dire che invece, parlando di cose serie, prendo atto del fatto che da tempo dicevamo che quel progetto presentato da Pantacom era carente di ogni profilo, prima di tutto di quelli di legittimità. Devo altrettanto prendere atto che abbiamo una maggioranza politica e un sindaco che ci consente di manifestare con legittimità le proposizioni nei vari gruppi e di agire democraticamente. Un convincimento politico che noi non abbiamo da ieri. Il nostro partito a livello nazionale come a livello locale e a livello regionale si esprime da sempre rispetto a questi grandi insediamenti come causa della desertificazione dei territori. A Galatina dobbiamo chiederci non quanti posti di lavoro questo fantomatico insediamento potrà dare, perché è chiaro che da una parte li toglie e dall'altra li dà, ma dobbiamo chiederci realmente che tipo di sviluppo vogliamo per la città. Io ho sentito paragonare Galatina
Cavallina a Cavallino. È evidente che non regge il paragone, è chiaro che Cavallino non può avere l'aspirazione che ha la seconda città più grande dopo Lecce del capoluogo salentino. Bisogna paragonare Galatina con la città di Mesagne, con la città di Chieti, con la città di Casamassima. Andiamo a vedere città di grande estensione e di un numero di popolazione considerevole, che cosa ne è stato di questa città e di questa popolazione dopo quegli insediamenti. Ecco, sono quasi 10 anni che è in piedi questo progetto. Dopo 10 anni ancora non si riesce a trovare il bando della matassa, ma nonostante tutto oggi alcuni esponenti della maggioranza hanno però sottolineato che in linea di massima non sono contrari all'insediamento. Ecco, come procederà adesso il futuro? È per questo che dico che non c'è nessun carceriere e nessun carcerato, proprio perché non si può immaginare che nessuno tenga in ostaggio nessuno. Quello su cui la maggioranza è pienamente concorde tutta è di aprire percorsi di partecipazione. Che cosa sarà di Galatina? Decidiamolo vedendo le carte, quelle vere, vedendo il progetto e esaminandolo in ogni aspetto, vedendo se è davvero un'opportunità o un danno della città. Chi riuscirà a convincere l'altro avrà ovviamente il vantaggio dei numeri della maggioranza. Noi non ci arrendiamo ad una visione di sviluppo che è esattamente nel senso contrario di quelle che sono le linee direttrici nazionali. Veniva fatto da qualcuno il riferimento all'Emilia Romagna, ma chi parla sa che dove sono stati impiantati questi insediamenti ormai c'è una crisi diffusa e generale che produce disoccupazione. Quindi prima si desertifica il territorio, dopodiché si mandano a casa i lavoratori che ipocritamente si è pensato di impiegare. Quello che rimane è davvero desolazione di una città. Non vogliamo questo, lo diciamo da tanto tempo, lo diciamo per tempo, immaginiamo per Galatina un sviluppo completamente diverso, anche se non parliamo pensando che probabilmente poi Galatina devono essere diventati contro, pensiamo a un intero di noi che stanno opinione, che non pensi però dalla morte della parte, troviamo un sviluppo che sia competitivo per tutti. È sospetta questa fretta, ma è sospetto anche il fatto che ancora oggi la parte non abbia protocollato tutta la domanda con tutte, diciamo, le carte in regola. Qualcuno addirittura nel pubblico ha l'idea che questo può essere una specie di virus che potrebbe anche mettere in crisi la stessa maggioranza, perché è strano che dopo 10 anni ancora, diciamo, si discuta di megaparco, si discuta della Pantacon e ancora ieri la regione fa pervenire una missiva al comune dove dice che le carte non sono complete. Forse c'è qualcuno che si sta ostinando su un progetto che davvero è fallace da tutti i punti di vista. Forse c'è qualcuno che continua, e non capisco i motivi e i perché, a portare avanti un progetto che è stato bocciato più volte dalla regione per diversi motivi sempre attinenti all'illegittimità. Badate, la regione non si è mai espressa sull'opportunità, ovviamente non poteva, politica di che tipo di sviluppo dare a Galatina, ma ha sempre evidenziato vizi di legittimità. Ora io invece mi chiedo, non è sospetto che in 10 anni, con amministrazioni che sono cambiate, con maggioranze che sono cambiate, sempre più o meno gli stessi soggetti, oggi addirittura alcuni fuori consiglio, continuino a premere perché questo insediamento si faccia? Perché non prendiamo atto forse che questo progetto è davvero fallace e immaginiamo un tipo di sviluppo diverso? Forse in 10 anni qualche cosa l'avremmo potuta fare, e io credo che lo faremo nei prossimi anni. Un'ultima battuta, come mai a Collemeto i pannelli solari sì e il megaparco no? Questo è un discorso che è una domanda alla quale io non ti posso rispondere in questo modo, nel senso che evidentemente per installare i pannelli solari la normativa regionale era favorevole, lo consentiva e il progetto era legittimo. Ora questo ti dimostra che non c'è una pregiudiziale rispetto a questo tipo di insediamento, non c'è una pregiudiziale che dica no perché si chiama Pantacom, sì perché si chiama, non lo so, la società dei pannelli fotovoltaici, non ne ho idea, perché insomma stiamo parlando di qualche anno fa.
fa. Significa che invece vogliamo controllare la legittimità di tutto e vedere nei limiti del consentito e del legittimo quello che si può fare e quello che no. La visione però, ti posso dire, della Federazione della Sinistra è per fermare forme di sviluppo che siano mortifere per il territorio e non realmente di progresso, nel senso che Antonio Congedo ci ha perfettamente illustrato nel Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a voi.